tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Come state ragazzi? Spero veramente nel migliore dei modi. Oggi andremo a prepararci insieme, penso ormai l'avete capito vedendomi senza trucco, e vorrei provare insieme a voi un po' di novità make-up. In particolar modo quest'oggi, tra le varie novità, andremo a provare la Retro Palette di Natasha Denona. Voglio utilizzare poi insieme a voi il Power Fabric Concealer di Giorgio Armani. Voglio utilizzare Ambra di Nabla, l'illuminante mono di Illa Masca, che da quando ho acquistato sto utilizzando veramente tanto. Voglio poi provare anche lo Hyaluronic Hydra Primer di By Terry. Insomma, ho un po' di novità che vorrei utilizzare insieme a voi. Prima di iniziare però con questo Get Ready With Me, ci tengo a precisare che non menzionerò man mano che utilizzo i prodotti volta per volta tutti i prodotti che vado appunto ad utilizzare nelle numerazioni, nelle colorazioni eccetera eccetera, ma vi lascio nell'info box, quindi in descrizione, tutti i prodotti che ovviamente utilizzerò quest'oggi sul mio viso. Prima di iniziare, come sempre, io vi invito sempre ad iscrivervi al mio canale, mi farebbe veramente tanto tanto piacere. E io adesso leggo i capelli e torno da voi. Bene ragazzi, ho legato i capelli, direi subito di iniziare dalla base. Per prima cosa vado ad utilizzare il primer di By Terry, lo Hyaluronic Hydra Primer. Questo qui l'ho acquistato, o meglio mi è uscito all'interno di un kit che ho acquistato qualche mese fa sul sito di Look Fantastic, e vi dico la verità, è un primer che sto utilizzando già da qualche giorno. Ha una texture molto molto cremosa, non ha diciamo una base siliconica, ed è un primer che può essere applicato su tutto il viso. Io in realtà lo applico principalmente nell'area dei pori, nell'area del mento e soprattutto sulla fronte, ecco. Percepisce notevolmente una sensazione di idratazione sulla pelle una volta applicato. Lascio poi che il prodotto venga assorbito dalla pelle e direi di passare subito all'applicazione del fondo. Il fondo è questo qui di Dior, che era il Forever Skin Glow. È un fondo che mi piace particolarmente utilizzare nel periodo di transizione, quindi appunto in questo periodo che ormai segna la fine dell'estate e ci avviciniamo sempre di più alla stagione fredda. È un fondotinta molto leggero, ma allo stesso tempo ha una base di media coprenza, direi, quindi si fonde molto molto bene con la pelle, ma va comunque a correggere le discromie senza fare diciamo un effetto mascherone sul viso. Come potete vedere, questa è la metà dove ho applicato il fondo e ovviamente dall'altra parte ancora non l'ho applicato. Di solito applico due pump di fondo e sono più che sufficienti per utilizzarlo sull'intero viso. Ovviamente di questo fondo di Dior, che ormai ho acquistato da più di un annetto, ma comunque è un fondo che sto apprezzando veramente tanto, ci sono due tipologie. C'è una tipologia consigliata prettamente per le pelli grasse, che è appunto quello con il packaging matte, e questo invece, che è lo Skin Glow, ha il packaging lucido, quindi è consigliato prettamente per le pelli secche. E la caratteristica fondamentale che mi piace tanto di questo fondotinta è che comunque ha all'interno anche una buona percentuale di prodotto skincare, quindi va diciamo anche a idratare notevolmente la pelle del viso. Una volta poi applicato questo fondotinta, io come sempre vado a picchiettare il prodotto sul viso con la Beauty Blender, direi che appunto possiamo passare all'applicazione del correttore. Come correttore correttivo vado ad utilizzare questo qui di Urban Decay, e mentre applico il correttore, come sempre, come in ogni Get Ready With Me, faccio sempre due chiacchiere con voi. Inizio con il ringraziarvi perché negli ultimi mesi ho notato che sul mio canale ci si sono iscritte molte molte più persone che tra l'altro partecipano attivamente al canale commentando, e questo mi fa notevolmente piacere. Sono molto molto contenta che appunto questo canale stia crescendo sempre di più, e sono veramente felice che questo stia accadendo, ecco.
In mente, diciamo, per la nuova stagione ho intenzione di fare un bel po' di video, video che non riguardano solo ed esclusivamente il make-up, ma anche la skincare, perché devo dire che nell'ultimo anno mi sta appassionando notevolmente anche il mondo della skincare, quindi non soltanto make-up. E proprio per questo motivo voglio farvi dei video anche inerenti alla skincare, magari video in cui vado a prepararmi insieme, quindi faccio una skincare mattutina, oppure video in cui vi parlo dei prodotti che sto utilizzando maggiormente in questo periodo. Fatemi ovviamente sapere nei commenti se questa idea vi può interessare. Una volta corrette le occhiaie, vado ad applicare questo qui di Armani, che vi posso già dire da quando ho iniziato ad utilizzare, quindi ormai un mesetto, mi sta piacendo veramente tanto. Ha una bella luminosità e un bel finish, perché ha un finish luminoso e soprattutto ha una texture leggera, quindi non va ad appesantire il contorno occhio, non va a mettere in risalto quelle che sono le rughette, le aree secche, eccetera, eccetera. E quindi vorrei fare questi, diciamo, questi video. Inoltre, oltre a questo, vorrei poi fare anche dei video che si allontanano un po' da quelle che sono appunto le tematiche solite che tratto sul mio canale. Ad esempio, dal momento che ho in previsione di fare degli acquisti per quanto riguarda, diciamo, l'ambito abbigliamento, ho intenzione di acquistare un po' di accessori per il periodo invernale, fatemi sapere se vi potrebbe interessare di vedere, non so, un video haul diverso dal solito, quindi un video haul dove vado a mostrarvi le cose che magari ho acquistato o in questo caso che acquisterò per quanto riguarda appunto capi di abbigliamento, accessori, borse, non so, quello che poi ovviamente acquisterò. Fatemi sapere se questa cosa vi può interessare, ecco. E come vedete, questo correttore di Giorgio Armani è andato notevolmente ad illuminare l'area perioculare, ecco. A questo punto, come sempre, vado a fissare la mia base e come sempre utilizzo questa di Huda Beauty, che è la Pancake. Questa volta, quest'oggi, non la utilizzerò solo ed esclusivamente nell'area perioculare, ma l'andrò ad applicare su tutto il viso. E quindi diciamo che ho queste idee. Per il periodo invernale, autunnale, non ho intenzione di fare grandi acquisti, strano ma è vero. Probabilmente vedrete solo ed esclusivamente un altro haul nell'ambito beauty, ecco, perché di recente, approfittando di una promo sul Look Fantastic e di un bundle che c'era sul Look Fantastic, ho fatto appunto un ultimo acquisto e quindi vi vorrei fare un video dove appunto vi mostro le cose che ho acquistato, che ancora non ho ricevuto perché è un ordine che ho fatto veramente di recente. E poi darò sicuramente più spazio a video di skincare, video haul, appunto, come vi ho detto, di capi di abbigliamento. Fatemi ovviamente sapere se questo vi può interessare, altrimenti state certi che non ci perdo proprio il tempo e non mi ci applico proprio, ecco. E questa cipria mi piace tanto perché ha un finish molto molto bello e soprattutto va a minimizzare notevolmente quella che è la grana della pelle, soprattutto in quest'area non va assolutamente a mettere in risalto i pori, quindi li minimizza notevolmente. Questa è una cosa che mi piace tanto. Effetto polveroso, non tanto, leggermente, forse si intravede anche dalla cialda, ecco, forse si intravede anche dalla camera, però ovviamente una volta utilizzato quel setting spray, questa è una, è un finish che ovviamente viene a svanire. E prima di passare al look occhi, come sapete, io adoro fare sempre la base completa prima, quindi direi di dare un po' di colore a questo viso, mi sembro veramente un cadavere. Vado ad utilizzare questo qui che è lo skin bronzing di Nabla nella colorazione Ambra. Mi sta piacendo veramente tanto. Questo qui l'ho ricevuto in regalo da mia sorella
E lei me l'ha regalato perché appunto sapeva che io lo volevo assolutamente e lei me l'ha regalato insieme poi a tantissimi altri regali che mi ha fatto. Devo dirvi la verità, mi sta piacendo tanto perché comunque è una bella polvere, è una polvere che si può stratificare molto molto bene, si lascia proprio stratificare, non fa chiazza assolutamente e ha una texture molto molto sottile. Sembra quasi più una cipria come finish, direi. E quindi questo mi permette ovviamente di stratificarla e di applicarne quanto appunto mi occorre. Come sempre utilizzo questo pennello di Kiko, che tra l'altro anche questo mi è stato regalato da mia sorella, che è il pennello mio di fiducia che adoro veramente tanto utilizzare appunto per il bronzer. Ovviamente per non creare alcun distacco con il fondotinta vado poi ad applicarne anche un po' sul collo, così da non creare appunto alcun distacco. Ragazzi, non fate caso ai miei capelli, ma ho intenzione di tagliarli, quindi probabilmente a breve mi vedrete con un nuovo look. Poi, come blush vado ad utilizzare lo Sugar Bomb di Benefit che possiedo in mini size e questo è un bronzer fatto in questo modo, un bronzer che utilizzo prettamente in questo periodo autunnale. Mi piace tanto, anche questo molto molto sottile, bello veramente. Tra l'altro ha anche delle microperlescenze all'interno, quindi ha questo finish luminoso molto molto bello. Anche la profumazione è bella, di Mora. Mi piace un sacco. E per concludere la base vado appunto ad applicare l'illuminante. Come illuminante voglio utilizzare questa mini size di Becca, che è lo Shimmery Skin Perfector, nella colorazione Rose Gold. E questo è appunto uno degli ultimi prodotti che ho acquistato di Becca. Questi illuminanti sono molto molto belli. Io ne ho un paio e vi posso dire che come performance sono veramente validi. Tra l'altro, la bella notizia è che Becca rimane in commercio e da quanto ho capito verrà fusa con Smashbox e soprattutto grazie appunto a questa collaborazione che ci sarà con Smashbox sarà possibile acquistare tutti i prodotti best seller del marchio. A questo punto che cosa faccio? Siccome dalla telecamera sembro che appunto abbia delle chiazze sul viso, vado a riprendere il pennello con cui ho applicato la cipria e vado a fondere il tutto in modo tale da rendere omogenea la mia base. Ora faccio le sopracciglia e poi torno da voi per il look occhi. Bene ragazzi, sopracciglia fatte. Ho utilizzato come prodotti per le sopracciglia la Brow Wiz di Anastasia Beverly Hills nella colorazione Dark Brown. Ho poi fissato le sopracciglia con il Legendary Brow di Charlotte Tilbury e ho illuminato l'arca da sopraccigliare con la solita matita di Benefit che appunto utilizzo e direi che possiamo passare al look occhi. Vorrei fare insieme a voi quest'oggi un look prettamente autunnale utilizzando la Retro Palette di Natasha Denona. Questa qui, come sapete, è appunto l'ultima palette che è stata lanciata da Natasha Denona e che personalmente adoro tantissimo. Mi sta piacendo veramente tanto, la sto utilizzando tantissimo. Tra l'altro l'ho anche inserita all'interno della beauty bag mensile. E quindi proprio per questo motivo la sto utilizzando notevolmente. È una palette stupenda. Sicuramente non è una palette da avere a tutti i costi, però se amate i toni freddi, i toni nude, i toni diciamo rosati, molto molto bella. Beh, è una palette che comunque vi consiglio acquistare. Ecco. Nella piega voglio utilizzare Andy, che è questo bellissimo color lilla, direi, ed è un bellissimo colore.
che diciamo adoro utilizzare nel periodo autunnale. Ecco, diciamo che questi look lilla, viola sono dei look che predomino nel periodo appunto autunnale. Ecco, tra l'altro la scrivenza di questi ombretti è pazzesca. Pensate che io non ho applicato alcun primer, bensì ho utilizzato solo ed esclusivamente un po' di correttore. Tra l'altro il correttore che era rimasto sulla spugnetta, l'ho steso sulla palpebra, non ho applicato alcun primer e nonostante ciò, come potete vedere, in pochissime mosse l'ombretto si applica molto molto bene. Sto utilizzando tra l'altro un pennello di Morphe da sfumatura, questo qui è l'M441. Però ovviamente se avete comunque un pennello da sfumatura va bene lo stesso, ecco, non c'è bisogno per forza di avere questo pennello qui, ecco. E sulla parte esterna, quindi la parte finale, vorrei provare ad utilizzare Swing, che è questo qui. Ed è però un ombretto violetto con degli shimmer all'interno, quindi non so come performance, come performa. Io però vado ad utilizzarlo e utilizzo un altro pennello di Morphe, sempre da sfumatura ma leggermente più piccolo, ed è l'M506. Lo applico e poi ovviamente dopo lo sfumo. Impressionante come scrivono questi ombretti. Natasha Denona veramente non ne pecca nemmeno una, ecco, devo dire la verità, le palette di Denona, della Denona sono bellissime. Se veramente siete alla ricerca di una palette, volete fare un investimento, magari volete acquistare solo ed esclusivamente una palette, io vi consiglio comunque di dare uno sguardo alle palette di Natasha, specialmente queste qui che poi sono le midi. Ne vale la pena perché comunque se pensate che una palette potete poi acquistarla usufruendo di sconti a 45-50 pound, quindi siamo intorno ai 55 euro, però avete all'interno 15 shade con cui potete fare veramente tantissimi look, per me ne vale la pena, ecco. Tra l'altro queste palette midi, oltre ad avere una performance pazzesca, vi danno veramente la possibilità di spaziare e fare dei look che possono essere sia da giorno ma anche look da sera. E poi, in base a quelle che sono le vostre preferenze, non so, se amate i toni freddi vi consiglio di acquistare la Retro o la Glam, se amate i toni caldi potete acquistare la Sunrise, se amate invece una palette un po' più pazzerella, più colorata, vi consiglio la Zendo, quindi ce ne sono veramente per tutte le esigenze. Ecco, non sponsorizzo Natasha, però è un brand che mi piace tanto. Trovo che in rapporto qualità-prezzo ne vale assolutamente la pena, quindi perché no parlarne bene, ecco. Con il pennello poi che ho utilizzato prima, vado soltanto a sfumare il colore senza prelevarne altro, ecco. Faccio la stessa cosa da entrambe le parti. Modo. E poi sulla palpebra mobile vorrei utilizzare l'ombretto di Illa Masca, che è questo ombretto mono che appunto ho acquistato, ed è un bellissimo lilla shimmer, questo qui. Lo vado ad applicare con il polpastrello e appunto a picchiettare sulla palpebra mobile. Ed è appunto un bellissimo lilla che trovo matcha perfettamente con il look di oggi. Ecco, faccio la stessa cosa da entrambe le parti. E prima di passare alla rima inferiore, che cosa faccio? Voglio andare ad illuminare ancora di più la mia palpebra e quindi passo con il dito su Glitz, che è questo qui, e vado poi a sovrapporlo a questo ombretto di Illa Masca, così da dare ancora più luminosità. Mamma mia, sono bellissimi, sono a luce pura questi ombretti. Poi che cosa faccio? Riprendo il pennello, questo qui che ho utilizzato per la parte esterna, e vado a ripassare appunto la parte scura perché qualche glitterino si è sovrapposto, ecco.
questo modo, faccio la stessa cosa anche dall'altra parte e con l'altro pennello vado a sfumare nella piega, questa volta però senza prelevare altro prodotto. Voi come state, ragazzi? Che cosa mi raccontate? Come state trascorrendo questo mese di ottobre? Io sono particolarmente contenta che questo mese di ottobre è ormai quasi terminato e ormai novembre volerà e poi ovviamente vado in Italia. Questa volta trascorrerò il Natale a casa. Poi con un pennello a lingua di gatto prelevo un po' di swing e lo metto nella rima inferiore. Non so se ve ne ho mai parlato, però io vivo a Londra da tantissimo tempo e purtroppo per un motivo o un altro a Natale quasi sempre rimanevo qui. Rimanevo qui perché comunque per motivi lavorativi qui i locali rimanevano aperti, quindi purtroppo si doveva lavorare, ecco. L'anno scorso volevo scendere in Italia e ho anche fatto i biglietti e tutto, poi causa Covid il volo mi è stato cancellato e niente, quindi quest'anno vuoi o non vuoi scendo, ho fatto già i biglietti e spero veramente questa volta di riuscire a trascorrere un Natale insieme ai miei cari, perché sono veramente tantissimi anni, questo in realtà è il decimo Natale che trascorrerei fuori, quindi sono contenta se veramente riuscissi a passarlo in Italia. E poi che cosa faccio? Vado a prendere un po' di Psychedelic, che è questo bellissimo punto luce qui, e lo metto appunto qui nella parte interna per dare un punto luce. Vedete questo ombretto come dà subito luminosità e luce allo sguardo. Adesso che cosa faccio? Vado ad applicare l'eyeliner e il mascara e poi torno da voi per diciamo applicare il rossetto e terminare il look. Eccomi qui ragazze, tornata. Ho applicato eyeliner e mascara. Come eyeliner ho applicato il tattoo liner di KVD che mi sta piacendo veramente tanto e come mascara ho fatto una nuova combo, ovvero il mini mascara di Tom Ford Badass, questo qui, Badass Mascara come prima passata, perché è un mascara che va letteralmente ad incurvare le ciglia e a separarle l'una dall'altra. Su di esso poi ho applicato il Perversion di Urban Decay, che invece le ha rese molto molto più folte e cicciotte, e direi che possiamo concludere il look con le labbra. Direi di abbinarci un rossetto comunque dai toni freddi. Per prima cosa vado a fare i bordi delle mie labbra, quindi a delineare le mie labbra con la Creamy Color Lip Liner di Kiko nella colorazione 315. Questa qui è una matita che mi piace particolarmente, è forse un tono più scuro delle mie labbra. E poi è molto simile al rossetto che applicherò dopo. Come rossetto invece vado ad applicare questa mini size di Becca, che è appunto l'Ultimate Lipstick Love nella colorazione Orchid, che è appunto questo bellissimo rossetto. Se per caso ho dimenticato di menzionarvi qualche prodotto, ragazze, non preoccupatevi, ve li lascio tutti in info box. Ed eccomi qui ragazzi, sono tornata, look terminato. Che cosa ne pensate di questo look autunnale? Io personalmente lo adoro tantissimo, sto apprezzando tantissimo questa palette di Natasha Denona e ci tenevo a metterla diciamo in azione, farvela vedere in azione in un video Get Ready With Me. Fatemi sapere ovviamente se il look finale vi piace, che cosa ne pensate, lasciatemi ovviamente un commento, mi farebbe
farebbe veramente tanto tanto piacere e ovviamente rispondete anche alle domande che vi ho fatto durante il video. Ecco, io come sempre colgo l'occasione per ringraziarvi e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video. Un bacio, ciao!